Eccolo, oggi ti porto con me alla scoperta dei posti più particolari di Londra. Quindi, come prima cosa, lascia un bel like e commenta con eccolo. Preparati a vederne delle belle. Oggi porterò Amati e anche voi ovviamente perché state guardando questo video alla scoperta di Camden Town, uno dei posti, a parer mio, più particolari di Londra. Il tempo non è dei migliori, però ho appena smesso di diluviare. Infatti è David, è subito che la porto nel mio mondo. Guardate qua quante cappelle. Amore, 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 visto le buffalo che escono, dobbiamo uscire. Ma ti passione buffalo nel suo mondo, guarda quante ce ne sono. No, amore, ma queste non so dove le metterei, però. No, non ci usciremo mai con questa. E come? Perché? Con una sirenetta, poi con, con cosa le abbino. Pensi vestiti sempre di nero, amore, le abbini sempre. Ci sono un sacco di giacche vintage, molto particolari. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato. Ho preso questa felpona Spider-Man. Non l'avevo notato, c'è anche tipo la ragnatela adesso sulla cerniera. Beh, due felpe non mi sembrano ottime. Ah, ma sei tu? Sono io, sono Barbuto. Barbuto è sempre piaciuto. Strabella, eh? Ovviamente nessuno batte. Eccolo. Adesso continuiamo il nostro giretto in questa via super particolare. Vorrei farvi vedere più dettagli, ma ce ne sono così tanti che è difficile. Super. Vedete, tutte le parti sono fatte in modo particolare. Guardate lì, per esempio, c'è una pizza tridimensionale. Poi c'è la scritta tattoo tridimensionale. Murales ovunque. Oh no. Let's go baby, let's go. Applaudi, applaudi. Ah, vanno a ritmo di musica, vanno. Vai, vai, vai. Vai, applaudi, vai. Applaudi. No, applaudi tu, vai. Addentriamoci in questo mercato al coperto. Aspetta un attimo. Ve l'ho detto che Camden Town è particolare. Comunque, torniamo a noi. In questo mercato ci sono davvero un sacco di cose, ma tantissime, però la mia attenzione viene richiamata da questo negozio qui. Non c'è neanche lo spazio per camminare. Io rimarrò fuori e lo aspetterò. Io mi fa paura. Ammetto che vedere tutte queste teste che ti guardano fa un po' strano, eh? Fa un po' strano. Ma la mia domanda è: come fa questo tizio a fare l'inventario in sto negozio? Ma guardate quanta roba che c'è! Guardate che schifezzona che mi sono appena preso. Queste sì che sono le cose che mi piacciono. Buonissimo. Quante street food, guarda, sotto un ponte. Ieri sera ristorante stellato e oggi street food. Quanto siamo elastici? Da 1 a 10. Troppo. Sto dicendo che fa ridere perché noi siamo sotto un ponte col cappuccio tutti fradici perché sta piovendo col sole, capito? Continua a venire a piovere, sole, pioggia, sole. Proprio adesso che abbiamo preso a mangiare piove. Questo è il mio dog, direi che è proprio piccolo. Cioè, grande come la mia faccia. E questo era piccolino, quello grande com'era? Non lo so, mi sa che era tipo tutta la fetta di pane. Come lo mangi? Non riesci neanche a mangiarlo. Bollente? Oddio, ti do, aspetta che ti butto un po' d'acqua addosso. Qua seda. Giuseppe mi ha detto che questo sarà il mio nuovo posto preferito. Sì, secondo me sì. Siamo in un altro multiverso. Ah, direi che questo posto è molto molto particolare, Mitch. Molto blu. Guardate che occhialazzi assurdi. Guardate qua, metto il dito e lo spasso faccio il dito. Ah, Amici. Campione, guardate qui, eccola, guardate che sorriso, ma eccolo, guardate come si illumina, eccolo. Lasciamo Camden Town e le sue mille sfaccettature per dirigerci più verso il centro, perché c'è qualcosa di davvero incredibile che ci aspetta. Ragazzi, ma guardate, guardate dove stanno andati, amore, ma dove l'hai cagato fuori sto posto? Wow! Wow!
ragazzi, qua sta succedendo qualcosa, ma non so cosa. Campioni, queste sono le immagini direttamente dalla NASA di oggi. Davanti si diverte, va sull'altalena, guarda. È bella. Un profumo, amici. L'ho portato a Nias Yard. Cosa ne pensi? Bellissimo, super particolare. Questo è un piccolo quartiere davvero poco conosciuto, infatti vi ci porta barbuto, sempre piaciuto. La cosa che mi ha colpito di più è che sembra di stare da tutt'altra parte, guardate com'è colorato. Ci siamo finiti in questo mercatino super particolare, sembrava piccolissimo, in realtà poi dentro è gigante. Faccio vedere un po', guardate, qua ci sono le guardie inglesi. Ah, qua si può fare la foto, amore. Mati, dai, fammi una foto, amore. E scusa, Eccolo, wow. Il nuovo re d'Inghilterra. Barbuto sempre piaciuto. Dovete sapere, campioni, a me queste scritte LED piacciono un sacco, ce n'è una anche a casa, tutti spettacoli show. Chi mi segue da tanto saprà di cosa sto parlando. Ma mi stanno uccidendo, cioè continuano a venirmi addosso. Qua siamo all'Apple Market, ma non vendono le mele. Non vendono le mele. No, non vendono le mele. Andiamo a vedere cosa vendo. Tutte cose fatte a mano. Padri, creazioni. Amici, siamo a Londra. In questo video vi ho fatto vedere le cose più particolari di Londra. Quindi, posso non farvi vedere il cambio della guardia? La sfilata delle nostre guardie del Regno Unito? Ovviamente no. Quindi ho fatto dei video che proprio lascia stare. Sembra un film.